Sì, consigliere Bisoni. Grazie. Assessore, guardi, io le dico una cosa e non la prenda con tono polemico, glielo dico proprio con il cuore. Io mi sarei vergognato a leggere questa risposta al posto suo, glielo dico proprio. Perché, cioè, prima, io capisco che voi fate preparare le risposte ai dirigenti vari, ma leggete le domande e leggete le risposte e poi confrontate se quello che è stato chiesto è quello che è stato risposto. Cioè, se uno chiede la strada per andare a Roma, uno non gli può dire come si cuoce la pasta. Io avevo fatto delle domande precise. Avere un elenco dettagliato delle scuole e delle strutture sanitarie che non sono a norma antisismica. È stato, cioè, prima è stato fatto un cappello sulla normativa, un chilometro di normativa, questo qui. Poi è stata detta che la responsabilità non è della regione, è della provincia, ma non ho chiesto questo. Poi è stato detto quali sono stati gli interventi finanziati nel 97. Cioè, tutte cose non chieste. Tutte cose non chieste. Sono stati forniti solo e esclusivamente dei dati aggregati che non dicono niente, sostanzialmente, che non dicono niente. E soprattutto, visto che lei più volte ha ribadito che dobbiamo fare accesso agli atti, che non fate e dobbiamo fare domande politiche, all'unica domanda politica non ha risposto, che era la quinta. Cioè, che cosa intende fare la regione prima di realizzare gli ospedali unici, cioè se prima di investire in quelle strutture, se la giunta ha la volontà politica di mettere a posto, a norma, le strutture esistenti oppure non ce l'ha questa volontà politica. Allora, dare queste risposte, voglio usare un'altra parola, ma voglio essere più tranquillo, cioè dare queste risposte, il dirigente l'ha preparata, ma la faccia ce la mette lei, assessore. Allora, per carità, però io non sono assolutamente soddisfatto perché non ha risposto, semplicemente non ha risposto. E allora mi permetto di fare una riflessione. Perché non si risponde? Ci possono stare, a mio avviso, quelle che capisco io, due possibilità. La prima è che non si sa rispondere, perché il dato che io ho chiesto non esiste. E questo, se fosse così, sarebbe gravissimo e preoccupante, perché pensare di fare un piano di investimenti per mettere a posto dal punto di vista sismico le strutture sanitarie e scolastiche senza nemmeno avere la fotografia dell'esistente è impossibile. Per cui non avere questo dato, se fosse questo, sarebbe gravissimo e andrebbe fatto al più presto. L'altra possibilità, visto che quantomeno sulle strutture scolastiche esiste un database anche abbastanza compilato e fornito di tanti dati, potrebbe essere che questo dato si voglia, non dico nascondere, ma tacere. Anche questo, dal mio punto di vista, sarebbe altrettanto gravissimo, perché come ha detto prima il collega Giancarli, e io per questo gli ho detto tante volte che lo stimo e lo dico pure pubblicamente, perché probabilmente vengo dalla stessa scuola, cioè quella di la scuola in cui non si può tacitare l'anima, ho usato queste parole prima il consigliere Giancarli. Io provengo dalla stessa scuola, i problemi vanno affrontati, non dobbiamo avere paura di dire le cose come stanno, perché prima ne prendiamo consapevolezza, prima possiamo trovare le soluzioni per risolvere quei problemi. Quindi qualsiasi sia la verità per cui questa risposta non è stata data, o nella prima ipotesi o nella seconda ipotesi, comunque sia, sono tutte e due
delle verità che nascondono, dal mio punto di vista, una gravità enorme e della responsabilità politica che questo governo dovrebbe, regionale, dovrebbe assumersi. Quindi io invito prima di tutto a fare la fotografia delle strutture per sapere bene quali sono, avere un elenco dettagliato, non dati aggregati, avere un elenco dettagliato di tutte le scuole, di tutti gli ospedali che non sono a norma, dopodiché mettersi a tavolino, trovare le soluzioni in aiuto con i finanziamenti europei, con i finanziamenti che possono provenire dal governo e affrontare il problema della sicurezza, perché questo è il punto, affrontare il problema della sicurezza dei bambini che vanno a scuola, delle persone malate che stanno dentro gli ospedali, perché se viene un terremoto, come già è successo purtroppo, e non, diciamo, in zone più centrali rispetto alla morfologia delle Marche, non posso pensare a quello che potrebbe succedere. Allora, prima affrontiamo questo problema, ci vorranno anni, è chiaro, che non è che nessuno ha la bacchetta magica, cioè questo mettere le mani davanti è un problema di questo, non è la responsabilità mia, non mi piace, la regione deve avere una visione su questo, deve avere, consigliere, però sì, e concludo, deve avere un programma politico, affrontare seriamente il problema e dare le risposte ai marchigiani. Si è bisogno veramente 30 secondi che dobbiamo andare avanti, ha già parlato tanto, prego. Ho capito, ma da regolamento non esiste la controreplica alla replica, per cui, cioè, se l'assessore controreplica penso averci diritto di parola. Allora, intanto voglio chiarire una cosa, io ho fatto pubblicamente complimenti per come è stata gestita l'emergenza del terremoto e lo ribadisco. Ho ringraziato tutti quanti, a partire dalla Protezione Civile, Vigili del Fuoco, eccetera, fino agli assessori e tutti quanti. Quindi bravi per come avete gestito l'emergenza del terremoto. Ma quello che ho detto io non è questo, è la critica a un progetto politico di investimento sulla sicurezza delle strutture delle scuole marchigiane e degli ospedali. E se è vero che per quanto riguarda le scuole ci sono delle altre responsabilità, che io qui non volevo sottolineare questo aspetto, l'ha sottolineato lei, che dice che non bisogna dare responsabilità a chi di è competenza. Io non l'ho detto questo, però per quanto riguarda la corresponsabilità della regione nella visione politica esiste, e per quanto riguarda le strutture ospedaliere permettetemi di dire che è piena responsabilità della regione, per cui non si scappa da questo ragionamento, bisogna programmare ed investire sulla sicurezza.